Cari amici modellisti, buongiorno. Quella che presentiamo in questa scheda è una carrozza del tipo Corbellini. Vediamo un po' la storia di questa carrozza. Allora, le carrozze di tipo Corbellini, questa è una tipo 1947, vennero costruite tra il 1948 e il 1963, in tre gruppi principali, e rimasero in servizio presso le Ferrovie dello Stato fino agli anni 80. Il nome Corbellini deriva da quello del ministro dei trasporti, Guido Corbellini, il quale le aveva progettate quando era capo del servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato e quindi divenuto ministro ne ordinò la costruzione. Inizialmente erano concepite come vetture di terza classe, poi furono riclassificate come vetture di seconda classe dopo l'abolizione nel 1956 della terza classe. Questa carrozza era progettata per piccoli treni e treni locali con grande affollamento e pertanto era caratterizzata dalla doppia porta centrale che consentiva l'afflusso di un gran numero di persone sia in entrata che in uscita dalla carrozza stessa. I sedili interni erano in legno come sulle 100 porte, però erano stati ricoperti da un'imbottitura, inizialmente sulla poggiatesta e poi anche sul corpo sedile. Queste carrozze offrivano da 59 a 92 posti secondo la versione. Il riscaldamento sulle prime era a vapore, su quelle successive era elettrico. Come colore, queste carrozze, come altre precedenti, ebbero tre tipi di livrea. Le prime, come questa oggetto del video, erano in castano Isabella. Poi nel 1956 vennero una parte rimase con questa colorazione, un'altra parte vennero dipinte in colore castano completamente. Poi successivamente vennero dipinte in grigio ardesia. Allora, inizialmente queste tipo 1947 furono costruite nella maggior parte a due assi. Successivamente, una buona parte di queste a due assi vennero aggiornate utilizzando carrelli provenienti da carrozze dismesse di altro tipo. Allora, alcune di queste carrozze di seconda serie, quindi era della serie del 1956, erano state modificate allungando i telai della prima serie. In pratica così si incrementava la capienza massima fino a 92 posti a sedere. Queste erano dette corbellone. Però, a seguito di un grave incidente dovuto a rottura del telaio allungato, si evidenziarono tutti i difetti strutturali di queste carrozze. Pertanto, non ne vennero costruite più e quelle già costruite vennero demolite. Due carrozze Corbellini sono state trasformate in semipilota per l'utilizzo su treni reversibili, però sono state usate poco,
sulle ferrovie dello Stato e sono state cedute a una ferrovia locale. Altre 11 carrozze sono state a Carelli, sono state cedute alla stessa ferrovia regionale e questa le ha modificate migliorando nel comfort e aumentando i posti a sedere con l'adozione di nuovi sedili più stretti ma con maggiore imbottitura e più confortevoli. Alcune carrozze sono state restaurate per treni storici. Vediamo un po' le caratteristiche. Come dicevamo, l'anno di produzione della prima serie è il 1947. L'anno di costruzione, sempre della prima serie del 1947, l'entrata in esercizio nel 1948 e sono rimaste in servizio fino al 1992. Ne sono state prodotte 660 della prima serie, quasi tutte a due assi, 639 della seconda serie e 29 della terza serie. Le dimensioni erano di circa 18,534 metri, il peso 23 tonnellate, quelle a due assi, 33,5 tonnellate, quelle a carrelli. I posti variavano da 68 a 76 a seconda delle classi e a seconda delle versioni. La velocità massima era limitata a 90 km all'ora per la versione a due assi, 100 km all'ora per le cosiddette corbellone e 110 km all'ora per le altre. Veniamo a quanto riguarda la produzione modellistica. Nel 1962-63 venne in possesso di una Lima, allora costruita in livrea grigio ardesia. Queste Lima erano piuttosto grezze, all'interno non avevano arredamento e avevano i respingenti di plastica grezzi, in pratica non avevano gli aereatori sul tetto e non avevano poche scritte davanti, erano piuttosto grezze. Successivamente queste carrozze sono state riprodotte da altre case italiane, tra cui la Rivarossi. La Rivarossi aveva un modello di corbellini simile alla Lima, ma più dettagliato con interni ben riprodotti. E questi corbellini della Rivarossi però erano in scala 1,80, quindi si adattavano male, mentre le Lima erano 1,87. Successivamente la Rivarossi le ha fabbricate nei primi anni 2000 come corbellini a due assi e corbellini a quattro assi. Questa carrozza che noi vediamo qui è stata comprata nel 2022 e fa parte dell'ultima produzione della Rivarossi. Come possiamo notare, gli interni sono stati ben riprodotti, le scritte anche minime sono state. Queste qui, per intenderci, sono state ben riprodotte e sono stati aggiunti gli aereatori sul tetto e chiaramente questa carrozza è stata da noi illuminata mediante lamelle di contatto sugli assi e una scheda a LED interna. Va detto che ne sono state prodotte anche da altre case. Ma ne sono state prodotte anche dai cinesi per conto di una casa editrice italiana, la Cat, che ne ha messe in commercio diverse migliaia, allegate alla propria enciclopedia. Queste però differiscono, le Cat
differiscono da queste Rivarossi perché sono più leggere, hanno gli interni riprodotti in maniera approssimativa e sono di difficile circolazione sul plastico. Comunque, per quanto riguarda questa scheda, diciamo che è tutto e quindi possiamo chiuderla. Arrivederci, alla prossima.